Babbo Natale! Babbo Natale questa mattina è arrivato carico di giocattoli e caramelli alla clinica pediatrica diretta dal professor Chiarelli del Santissima Annunziata. L'associazione Progetto Noemi e la questura di Chieti insieme nel giorno della vigilia di Natale per donare ai piccoli ricoverati uno dei doni più attesi dell'anno. L'associazione Progetto Noemi ancora una volta anello di congiunzione fondamentale con le istituzioni. La solidarietà condivisa è un dono che si fa a se stessi. Con gli occhi lucidi la zia della piccola Noemi affetta da SMA 1 ha i piccoli del reparto questa mattina. Fare del bene accresce noi stessi, perché diciamo che noi dalle difficoltà degli altri, soprattutto in questo caso di Noemi, che è portavoce di tanti bambini come lei qui in Abruzzo, che hanno patologie gravi, invalidanti, da lei e dagli loro noi prendiamo spunto e soprattutto la forza di capire che i veri disabili siamo noi. Che la disabilità è ben altro, perché essere uniti, nell'essere uniti creiamo un'unica forza, una forza veramente che può portare a un futuro migliore per tutti questi bambini e le persone che soffrono. Divise e unite da un filo rosso, da un progetto comune, che oggi viene ribadito, ma che è fatto da piccole azioni quotidiane, da ciò che è naturale che si faccia, perché è sì, un lavoro, quello del medico, quello dell'agente di polizia, ma è la voglia di fare qualcosa per gli altri che rende ogni gesto speciale. Abbiamo chiamato l'ospedale che ci ha aperto proprio il cuore, le braccia e le porte e abbiamo organizzato questo evento. Siamo ben felici di essere qui e portiamo gli auguri di tutto il personale della Polizia di Stato, della Questura di Chieti e del Questore De Cicco. Sarà un Natale diverso anche per i camici bianchi che quotidianamente attraversano i corridoi illuminati dai colori dei disegni dei piccoli pazienti che alle pareti lasciano un segno, un dono, a loro modo, per il fatto di essere stati accolti e curati. E cerchiamo anche noi di portare un po' di sorriso sia ai pazienti che abbiamo ricoverato, cercando di nel futuro come progetto di aiutare sempre più anche i bambini con malattie croniche complesse. L'associazione Noemi prosegue la sua vigilia nei reparti di pediatria dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. Natale, amore, condivisione, vicinanza, sensibilità, si legge in un biglietto, ma gli occhi di quei visi giustamente bardati dalle mascherine forse dicono molto di più.